Ciao Là. Marco, mi senti? Ok, Sì, ti sento, ti sento. vediamo, guarda, c'è anche Luca, invitiamolo subito. Così facciamo un po' del punto della situazione. Stasera, ragazzi, sarà dura, eh? Per te che sei siciliano, per Luca, Ciao. ciao Luca, Ciao per Luca. Luca che è di Milano. Oggi si parla toscano, ragazzi. Cioè, non c'è Immaginavo che storia. colonizzavate, immaginavo che colonizzavate. Colonizzavate, dai. Invece sono contento, ragazzi. Sono contento Anch'io, anche perché noi. l'ho rincorso per un po', perché ora ce lo dirà, però lui ha un problema grosso, che al telefono non risponde mai, fra gli altri Vabbè, problemi. dai, sì. Allora, io volevo intanto salutare voi e salutare anche quelli che poi vedranno la diretta, perché comunque questa sarà ufficialmente l'ultima diretta dell'anno, perché poi ci saranno le feste, eccetera, quindi ripartiremo a gennaio. Ripartiremo a gennaio con tante novità che piano piano, se seguite i social della community, verranno fuori. Fra l'altro, probabilmente stasera accenderò qualcosa perché c'è che ci fa, hanno ricevuto un premio da una persona che mi ha detto di salutarli, che sapeva che venivano in diretta, quindi la saluterò. Quindi magari faremo un piccolo incipit su questa cosa. Allora, se vediamo un po'. Ah, fra l'altro vi dico che ci sarà solo cibo. Perché cieco non c'è. Vabbè, oh. Saluteremo. Magari sì, lo salutiamo, magari poi rifaremo anche con lui. Ora, io spero che arrivi, Assolutamente. perché non lo vedo ancora, però l'ho sentito ora su WhatsApp, quindi dovrebbe arrivare. Oi Allora, ragazzi, che tutto bene? idea? Tutto bene, incasinatissimi come sempre, specialmente io perché Marco ha i suoi versi, io ho i miei, e Già. vediamo se finalmente riusciamo a gennaio a tirare un po' le somme di tutto, cioè, più che altro speriamo che a dicembre si risolvano tante cosine che ora abbiamo in cantiere, c'è ancora da definire qualcosa, quindi vediamo. Allora, c'è che cibo ci sono? Non Non li ci vedo. sono? Non Non li li vedo. vedo. Vabbè, arriverà. Mi ho detto, mi raccomando, alle 10 partiamo, alle 10.05 ti invito, ho mandato il link, accedi da qui, la diretta. Non sono molto ferrati con Instagram, ma mi sembra una cosa comune, anche se sono più giovani, loro sono 92, quindi insomma. 30 anni ce l'hanno anche loro, però sono molto facebookiani, diciamo un po' così. Allora, Io ho se seguito, arrivano. beh, volevo parlarne con loro, ecco, poi dell'iter artistico questi anni. Veramente mi sono andato a vedere qualche loro video, insomma. L'esordio, ovviamente, iniziale, che poi in verità già stavano lavorando artisticamente da diverso tempo. Sì, loro sono partiti un po' peggio, no? Un po' come penso, poi alla fine sono partiti un po' tutti. E fra l'altro, mi ripeto, sono Ciao James. proprio. Sono. Ciao Gian, Ciao, sono ciao. proprio compaesani miei, quindi insomma, diciamo che non ci siamo incontrati. Sul palco non ci Eccoli. siamo incontrati. Ci Eccoli. sono? Sono arrivati, sono arrivati. Allora, vediamo un po'. Se arriva. Hola. Arriva. Ciao Cipo, finalmente ci vediamo. Ciao, ciao, ciao a tutti, salve. Sono solo io, non c'è Cecco. Sì, gli Ciao avevo Cippo, già. piacere.
Ciao, piacere, L'avevo già piacere, piacere. preannunciati. Allora, ti presento Marco Tobia, io lo vedo alla mia sinistra, destra, non so dove lo vedete, saluta Marco. L'altro personaggio è Luca Prodilosso, comunque siamo, diciamo, lo staff di questa community, che spero tu abbia voglia di approfondire, insomma, con quello che facciamo, perché noi cerchiamo fondamentalmente di dare una mano a tutti i ragazzi, insomma, a tutti gli artisti emergenti in generale, che poi non ci sono solo ragazzi, ma ci sono anche persone più grandi, va bene, che comunque hanno una certa esperienza alle spalle. Però, diciamo, tutti noi, chi più chi meno, ha trovato delle difficoltà, diciamo, con la nuova era digitale, no? Perché ora te sei già nato con Spotify, eccetera, giusto? C'era già quando hai iniziato? Sì, in realtà all'inizio no, no, è arrivato un po' dopo, ma non Ecco. era proprio sul pezzo, proprio piano piano, insomma. E Mi è piaciuto sempre di più. noi comunque che ci siamo ritrovati un po' a fare i conti, diciamo, con questa nuova generazione, abbiamo preso, diciamo, e avuto la possibilità poi di confrontarci con altri artisti che ognuno dei quali poi ha avuto delle difficoltà, dei vantaggi, dei loss, quindi ci siamo confrontati su vari argomenti, abbiamo messo insieme e stiamo comunque continuando a mettere insieme un po' tutte quelle che sono le nostre esperienze e le mettiamo a disposizione di tutti gli altri artisti. Perché comunque, come te ben sai, Cipo, dentro ci sono anche trappoloni, ci sono finte etichette o presunte tali, c'è gente che ti spilla soldi così a caso, quindi insomma non sono cose. Quindi noi insomma è quello che cerchiamo di fare. Allora, io intanto ti ringrazio di averci fatto questo regalone di Natale, per essere venuto Grazie, qui. grazie mille anche a nome di tutta la community. Siamo compaesani, ma non ci siamo mai incontrati, quindi vabbè, avremo modo di insomma approfondire la nostra conoscenza. Cieco, non c'è. Facciamo un cibo, tanto cibo Vai. chiacchiera volentieri, vedi. Chi inizia? Allora, parliamo un po' di Marco te. o Sandro? Allora, Iniziamo io così. do il via, aspetta, do il via, poi partecipo. Qui è un salottino, c'è un c'è intervista, non c'è domande preparate, non c'è nulla. Noi si fa così ad cazzo. Tra l'altro, Bello aspetta, taglio latino. di... io sono latino, lo so. Giusto. Scaglio una freccia subito pubblicitaria a Cecchè Cipo. Loro hanno una rubrica che fanno su Twitch che si intitola Non ho capito Cecchè Cipo, giusto? Non ho capito c'è che c'è, esatto. Non ho capito Cecchè, che è molto figa, andate a vederla, seguiteli perché sono fantastici. Allora, parto io perché questa cosa la volevo dire perché io non la sapevo, sono andato a rivedere e io non la sapevo. Possiamo dire che Cecchè e Cipo nascono grazie ai Simpson? Ma ebbene sì, nasciamo proprio grazie ai Simpson, essendo grandissimi fan, appassionati dei cartoni animati in generale, ma soprattutto dei Simpson. Cecco è proprio un fan di quelli veri. Da piccolini lo guardavamo sempre e il primo pezzo che abbiamo scritto in assoluto insieme è stato proprio sul barista dei Simpson, Bo Cieslak, ed è l'unico, primo e ultimo pezzo che abbiamo scritto a quattro mani, tra l'altro, perché è nato veramente come uno scherzo. Poi da lì in poi però ognuno ha sempre scritto i propri pezzi in sede privata e separata, ecco. Grandioso. Bene. Beh, raccontaci un po', comincia un po' a raccontarci com'è dopo, diciamo, dopo usciti dal bar di Bo, com'è che poi noi, cioè, veramente, cioè, te ti sei esibito nelle mie zone, siamo un paesani, eccetera, di là, però magari non lo sanno com'è che sono nati veramente Cecchè e Cipo, nei circoli arci, si suonava, tra gli amici, no? Certo. In realtà abbiamo iniziato a suonare in camera mia proprio per boh, vabbè, all'inizio un po' per noia, un po' per gioco, un po' per scherzo, ascoltando tantissimo i cantautori pilastri della musica italiana degli anni 60, 70. Eravamo molto affascinati soprattutto dalla figura di Rino Gaetano, non solo musicale, ma proprio anche generale, diciamo.
E in realtà ci bastava fare le canzoni di Rino Gaetano. Infatti, dopo il primo pezzo, Boss Islack, non è che siamo partiti a scrivere pezzi nostri subito. In realtà ci bastava fare i pezzi di Rino Gaetano, eravamo contenti in quel modo là, perché ci divertiva. Poi, vabbè, c'erano tante cose un po' nel mezzo che, diciamo, ci bloccavano un attimino, perché io ero molto, molto, molto stonato, ma stonato proprio a livelli atomici, quindi non cantavo mai. I primi live l'abbiamo fatti al Circolino di Petroio, a Vinci, e tutti i venerdì sera andavamo lì a sonicchiare un attimino, perché la mia sorella gestisce il ristorante, quindi ci dava lo spazio, diciamo, un angolino mentre la gente mangiava per suonare un po'. E, però era erano già raccomandati, no? Esatto, eravamo già raccomandati di Petroio. E in realtà era tutto molto imbarazzante. Cecco era una persona molto timida, molto introversa, poi eravamo molto giovani, abbiamo iniziato a sonicare lì a 16 anni, 17 anni, ed era tutto molto strano perché io non cantavo, quindi presentavo e basta i pezzi, e Cecco invece, avendo più orecchio di me fin dall'inizio, cantava i pezzi e io li suonavo invece. Presentavo e suonavo, Cecco mi accompagnava con un tamburello. Siamo andati avanti così per un bel po' e poi ci siamo cominciati a muovere un po' di più nella zona, cominciando a scrivere pezzi nostri. Non avevamo ancora un disco né brani fuori, anzi stavamo lavorando ad un EP fatto in casa con i dischi, con i CD della Hop, che io puntualmente tutta la settimana andavo a lasciare nei cruscotti della macchina in Giradempoli. E poi niente, continuo, cioè volete sapere tutta la storia o ci sono domande? Perché sennò vai. Sì, vai. Okay. Tanto poi ti interrompono, vai. Ok. E niente, dopo diciamo questo periodo di settaggio e di prova, abbiamo cominciato a partecipare ai primi contest della zona, in gara con gruppi principalmente rock o metal, e poi c'eravamo noi, già quello era molto strano, e in realtà però li vincevamo, ora non è che ne abbiamo fatti 800, però quei 4-5 che abbiamo fatto nella zona si vincevano, non è che si vincevano perché eravamo bravi, si vincevano semplicemente perché portavamo più amici a bere birre, perché le votazioni un tempo erano così. Guarda Cipo, guarda, che allora io e te ci siamo praticamente sfiorati di qualche anno, no? Perché cioè, te racconti quello che ho vissuto io, nel senso, io avevo una band a Empoli che eravamo conosciutissimi, fra l'altro, quindi i contest che hai fatto te saranno soli che ho fatto io, c'era i suoni nella notte, c'era tutte vestite, c'era la sagra della chiocciola. Che la sagra della chiocciola è l'unica sagra, perché noi veramente eravamo i re delle sagre. La saga della chiocciola è l'unica che mi manca. No, fantastico. Ma poi era bello perché allora noi abbiamo sciolto, poi ti rilascio la parola, questa similitudine. Noi abbiamo chiuso praticamente con la band nel 2003. Ok, tu sei venuto un po' dopo, che sei più giovane di me. Certo. Però anche noi, cioè, eravamo sempre i soliti 5, 6, 7, 7 band, cioè 5 band di Empoli che fondamentalmente giravano tutti i locali, quindi cioè, me la sento proprio addosso la tua storia, perché poi magari ti ha fatto uno step successivo. Certo, la gavetta è quella, parlando proprio di suoni nella notte, in realtà è stato il contest che non che sia andato bene, perché eravamo ancora molto imbarazzanti ed era tutto molto molto strano veramente, cioè non eravamo pronti in realtà per metterci in competizione con altre band che già erano molto settate, già avevano una band, già sapevano suonare. Noi in realtà di musica ci abbiamo sempre capito poco e ancora oggi ci capiamo pochissimo, proprio a livello proprio teorico, tecnico. Non siamo dei gran musicisti, anzi non siamo musicisti, siamo dei cantautori, mettiamola così. E come noi. In realtà ci ha permesso di arrivare, diciamo, in finale, arrivammo in finale e in giuria c'era proprio Matteo Guasti. Guasti.
il produttore ancora oggi è proprietario della Labella di Montelupo, uno studio di Montelupo Fiorentino, che guarda, l'ho riguardata giusto ieri, perché sono passato da lì, dallo studio, e mi ha rifatto vedere le votazioni che lui mi aveva dato, cioè proprio il foglio stampato, attaccato al muro lì in studio da 10 anni, anche di più, dove in realtà ci criticava tantissimo, cioè potenzialità discografiche meno, esibizione meno, originalità c'era un più, poi era tutto meno, quindi in realtà ho detto, vabbè, abbiamo fatto cagare. In realtà poi dopo un paio di settimane, evidentemente, non so, ci ha ripensato, ci siamo ribeccati in giro, casualmente, e mi fa, ma perché non venite a fare un brano da noi? Poi loro avevano appena aperto, quindi erano proprio nuovi. Cavolo, a voglia, volentieri, cercavamo proprio questo. Una volta fatto il primo brano, ci stop e ci fa, ma perché non facciamo un EP? Fatto l'EP prima di far uscire, ma perché non facciamo un disco? E tu, va bene, facciamo un disco. In realtà poi questo disco, il primo disco, era da Maiali, che poi è uscito nel 2011. Questo disco va, non è che sia andato, cioè, diciamo, per Empoli, ecco, aveva funzionato abbastanza, ma ecco, si era fermato lì. Cioè, andavamo a suonare a Firenze, venivano 2 persone. Però Empoli, quindi diciamo, Ninna arriva dopo. Ninna arriva dopo. E una volta fatto questo disco, l'abbiamo portato un po' in giro, sempre in duo. Piano piano poi si è aggiunto un tastierista che ci ha accompagnato per le date in trio, tanto per colorare un po' la cosa. E poi è arrivato un altro disco, sempre con la Labella, che abbiamo firmato un contratto di anni, di un po' di dischi. Si fece un altro disco, visto che il primo è andato male, ha detto facciamo un altro, almeno vediamo se va peggio. L'abbiamo fatto un altro, in realtà è andato peggio del primo, dove c'è Ninna, tra l'altro. Perché diciamo quindi è obiettivo raggiunto. Obiettivo raggiunto, perché più di Empoli. Obiettivo raggiunto. Peccato, perché non era Masso. Ma sai, poi non avendo, non c'era promozione dietro, non c'era una spinta, non c'era nemmeno, diciamo, un'etichetta vera e propria, perché la Bella sì, ci ha sempre sostenuto tantissimo, però all'inizio era veramente. Ora è diventata un'etichetta, ma prima era solo uno studio. Era uno studio. Esatto. Se pensa che Guasti, che penso ci stia guardando sicuramente, è stato colui che poi ha registrato anche il nostro album. Lui, prima di La Bella, lui era in uno studio a Fibbiana, lavorava Esatto. per lo Scala, e Sì, noi si perché registrò lì, fra l'altro anche noi vincendo un concorso all'Archimist. E allora si andò lì e anche lì si partì, si vinse 2 giorni, mi sembra, di registrazione. Siamo stati un mese lì dentro perché poi dovevamo tirare fuori l'album, quindi poi anche lì poi è andata così. E quindi sì, è abbiamo perso Luca. caduto come sempre, Sì. fuori Luca. E poi niente, in realtà, una volta fatto il secondo disco, l'estate anzi, mi ricordo il disco, sì, lo presentammo nel 2014, proprio a Petroio, tra l'altro, a Circolino, e poi di lì a poco è successa questa cosa, diciamo, di X Factor, che c'ha. Noi nel frattempo suonavamo comunque tantissimo in giro, avevamo già fatto tipo, non so, un centinaio di date, tutte in Toscana, la maggior parte in Toscana, sempre in duo, ovunque, di qua e di là. Non guadagnando in realtà zero sempre, Sì, però anche se non è che sia mai stato eccellente dalle nostre parti. Niente, esatto. buona. Ecco, Poi non eravamo nemmeno Luca, promossi, abbiamo recuperato. scusate, non eravamo non c'è più problema. quindi. E niente, poi è arrivata questa vetrina incredibile, inaspettata di X Factor, che in realtà come percorso è andato molto male, ma la vetrina è stata molto grande per noi, perché insomma, facendo quel provino lì, il provino è diventato virale. Abbiamo fatto questo provino dove abbiamo presentato questo nostro pezzo, Vacca Boia, Famoso provino con la Vittoria Cabello, con la Vittoria Cabello. anche. Esatto. E questo provino qua è diventato virale. Era il primo anno, mi ricordo, che comunque X Factor caricava i provini su YouTube, quindi c'era più visibilità già di per sé. Poi mi ricordo che hanno investito tantissimo, insomma, proprio sul progetto, proprio X Factor, perché eravamo il gruppo strano dell'anno. Noi non lo sapevamo, in realtà, però ecco, ci ha dato un bello slancio.
Vabbè, te lo sapevi già ad essere strano, no? Io lo sapevo strano, ma non abbastanza strano per fare quei numeri lì, ecco. I Sì, numeri è proprio. stato tutto molto velocemente, quindi è stato un periodo molto intenso, che c'ha per Ma fortuna. io ho letto di un retroscena, no? Ho letto di un Ah, bello. retroscena che non è mai andato in diretta di quando Morgan vi ha buttato fuori. C'è Sì. stata una leggera contestazione del C'è stata una pubblico. votazione, non è andata in diretta. In realtà è stato quello. Poi se la mandavano in diretta sarebbe stato ancora più figo. In realtà quel pezzo l'hanno tagliato. Però sì, ecco, diciamo che avendo fatto il primo provino era andato molto bene. Cioè, è andato bene. Diciamo, eravamo piaciuti al pubblico. Quel pezzo lì noi lo cantavamo sempre a concerti. Non ce lo considerava mai nessuno. Però lì dentro sembrava un pezzone. Forse perché era una cosa Sì, diversa. perché è una cosa diversa, sempre con il Sì. cuore. E sì, il secondo provino abbiamo fatto, poi che ci hanno eliminato, dal momento dell'eliminazione è venuto giù un putiferio, tutti arrabbiati contro Morgan, offese, la gente andava via, si alzavano, grida, cose, bla bla bla, un macello, un casino. E in realtà ho detto, ah, ci picchia, dico, allora meglio che ci abbiano eliminato, perché tutta questa, diciamo, no? Fa più rumore. Esatto, fa più rumore e così, così è stato. Tra l'altro mi ricordo ora, mi è venuto in mente ora, non me lo do più, mi ricordo che per un periodo poi hanno proprio chiuso la pagina di Morgan, dei social, Addirittura. perché gli arrivavano troppe offese, hanno dovuto bloccare la pagina. No, ma Spettacolo. questo è interessante, al di là di che poi, vabbè, Morgan è un personaggio anche di suo, per amor di Dio, poi sono gusti. Noi, è curioso, volevo appunto evidenziare questo vostro vivere due binari, no? Da un lato partire, come tanti gruppi, da delle realtà locali, anche magari di dinamica indipendente, perché poi è inutile che ce lo nascondiamo, circoliarci. Sono alla base di tante situazioni indipendenti ancora oggi. Io, per esempio, ho avuto dei contatti, nel senso che ho chiesto, cioè, ho fatto, mandato dei provini, ancora non ho avuto modo di interagire direttamente, ma per esempio Arcibellezza Milano ospita Milano Cantautori, piuttosto che c'è Milano per cantare sempre in un'altra Arci a Milano. Oppure festival come a Brescia, Radio Onda d'Urto. Voi, tra l'altro, non so se girando per le varie realtà avete avuto a che fare anche con eventi locali di altre regioni, no? Ma Certo. esatto, cioè voi avete l'ambito bucato, avete bucato lo star system in qualche modo, no? Quello che era ed è ancora oggi il famoso i talent, il sistema talent, e avete anche beneficiato, no, di questa dinamica, però allo stesso tempo siete anche, perché poi sono andato a vedermi anche i vostri lavori successivi, continuate a tenere quella linea, diciamo, di impostazione, come l'ultimo delle ultime canzoni, come una betulla, non so se il titolo, avete dei titoli lunghi e faccio fatica a Sento la ricordare. persona che è stata insieme a te. Sì. Esatto, poi c'era l'ultimo ancora dei pin cos'è che è sull'isola, un'isola che deve essere un'isola antartica sostanzialmente, eh? In due eschimesi. I Dell'isola due di eschimesi. Quindi, esatto, mantenere una coerenza in questo senso non è da tutti, ecco, e quindi volevo chiederti come vivete questa, come avete vissuto, poi adesso magari non so che tipo di, continuate a seguire il vostro lavoro, questo mi fa piacere. Come avete vissuto questa fase di dualismo, in qualche senso, insomma, tra due sistemi, no? Quello del territorio, quello del circuito alternativo e quello del talent? Ma è stato un percorso molto particolare, un percorso in realtà che è capitato a molti. Solitamente la durata di un concorrente che si presenta a un talent varia dai 2 ai 3 mesi e poi finisce la notorietà, perché proprio il meccanismo televisivo che funziona così. Su di noi è andata un pochino diversamente la cosa, perché avendo avuto da subito quella grande visibilità social, diciamo, e partendo subito a suonare, quindi partendo a suonare veramente tanto, per 3 anni abbiamo fatto 100 date l'anno, quindi non ci fermavamo mai.
Questa cosa qui ci ha permesso, ovviamente essendo liberi da contratti, ecco, questo è importante, perché chi entra dentro poi questi meccanismi qua, dei talent, subentrano dei contratti che in realtà ti bloccano la carriera, definitivamente, per la maggior parte delle volte. Poi adesso si sono un po' ammorbidite le cose, però quando sono andato io mi ricordo che erano molto, molto severi questi contratti, ecco, che ti parcheggiavano lì e... Se un giorno sarebbero andate bene le cose, allora avevano in mano loro la situazione. E noi partendo a suonare, ecco, in realtà ci siamo arrivati subito un pubblico live, almeno ci abbiamo provato, e ce lo siamo creato soprattutto suonando, o meglio, ce lo siamo mantenuto suonando, perché altrimenti sarebbero tutti spariti. Poi la cosa che dici te sulla particolarità dei brani, e dei titoli e del nostro genere, la verità è che come la viviamo? C'è da rispondere a un po' di domande, perché a livello artistico io l'ho sempre vissuta piuttosto male, in realtà, perché diciamo sono una persona che dal momento che fa il suo lavoro godo tantissimo, sono a settimo cielo, sono felicissimo, diciamo quello che ci dà l'energia a noi per andare avanti, vabbè, sì, il nostro pubblico ci sostiene tantissimo ascoltandoci, ma sono soprattutto i live che è proprio la nostra benzina. E, però l'ho sempre vissuta con un'ansia tremenda, questa, con un'ansia atroce, sia prima dei concerti, ma ansia globale di ogni cosa, la paura di sbagliare, fare tutte queste cose, quando in realtà poi le cose andavano bene. Oggi in realtà che le cose vanno abbastanza di merda per tutti, oggi la vita, infatti, diciamo che ero già preparato, però ora me la sto vivendo ancora peggio, in realtà, perché non suonando, essendo così bloccato, ho quest'ansia che veramente mi stritola le ossa giorno per giorno, perché aspetto di partire, ma non si riparte mai, comunque si riparte a passettine, è tutto molto difficile, i locali sono meno, i festival meno, i soldi sono meno, abbiamo suonato tanti anni con la band, ma abbiamo dovuto accantonarla per forza di cose, ma non solo noi, ma tutti quelli che fanno questo mestiere qua, almeno al nostro medio-basso livello, ecco. E poi... Medio-basso, ma come? Sì, vabbè, no, no, alto, che medio-basso? Diciamo, gli alti sono altri, ecco. E poi per quanto riguarda... Sì, però se voglio scagliare una freccia a favore di Cecchio e Cipo, cioè loro veramente hanno suonato e continuano a suonare un'esagerazione, che comunque, cioè, io... Mi piacerebbe vedere poi quanti, in realtà, anche artisti più grandi, poi lì ci sono contratti, ci sono tour organizzati diversamente, magari gli basta ovviamente meno date perché hanno pubblico più grande, hanno altre entrate, eccetera. Però ragazzi, cioè, sto parlando di 100 date l'anno. 100 date l'anno, ragazzi, cioè, è veramente tanta roba. Fra l'altro... Vi ha premiato anche il MEI, giusto? Ci ha premiato anche il MEI, l'unico premio della nostra vita, tra l'altro. Tra l'altro mi ha detto Giordano di salutarti, perché l'ho sentito in questi giorni, perché noi la stiamo curando, diciamo, questa affiliazione con il MEI direttamente, nostra community, quindi collaboreremo a stretto contatto. Quindi gli ho detto, guarda, verranno c'è che ci fa, salutameli tanto, ti ho portato i saluti. Fa molto piacere. E che parlare? Ah, le date sì. Prima erano anni che erano comunque tante, ma erano anni che sì. C'era la possibilità di farle queste date, cioè si potevano fare in realtà. Ora non le puoi più fare, non si possono più fare, è proprio impossibile, cioè anche i gruppi più grandi di noi che escono che partono, che escono da un talento, che comunque esce un disco e gli va bene tutto, io che sono nel tempo libero mi diletto a fare il grafico, perché la tessera è un grafico e sto curando un sacco di grafiche di artisti, di booking, di agenzie, e in realtà vedo che tutta la gente che suona in realtà annunciano 5, 6, massimo 7 date a tour, perché non c'è più la possibilità che c'era un tempo, quindi le cose sono cambiate molto. La cosa da fare non è farsela prendere male, come sto facendo io, ma adattarsi, diciamo, a questo nuovo meccanismo che sta girando così, e quindi
bisogna semplicemente adattarsi. Poi l'invernale è più faticoso per tutti, l'estivo credo che secondo me ci saranno un po' più di porte aperte in generale. Anche lo scorso inverno, che vabbè, c'era il Covid nel mezzo, non ci è andato molto bene. L'estivo poi in realtà è andato molto bene. E adesso risiamo all'invernale, ma è un po' faticoso, è un po' faticoso. No. Perché comunque quest'anno d'estate voi avete presentato anche l'ultimo album, no? Che è uscito a gennaio? È Gennaio l'anno uscito scorso, sì. a gennaio, Quest'anno, insomma. è uscito a gennaio con permesso, si chiama, e l'abbiamo presentato tutti quest'estate, suonando tanto in giro, sempre in duo. Adesso stiamo portando uno spettacolo un pochino più intimo, più teatrale, però siamo molto contenti perché il tour è andato bene, l'abbiamo girellato anche abbastanza, e niente, adesso sono qui che aspetto di ripartire. Mi sono sentito giusto oggi con la Booking per sapere novità, ma la situazione non è delle migliori in generale. Stiamo lavorando, Penso. Sandro, in prima linea, ma anche noi nelle retrovie, proprio per creare le condizioni di una possibilità in più. Poi, ovviamente, noi ci siamo incontrati appunto da. Già il fatto che io, allora mi permetto, non ci conosciamo direttamente, però il fatto che siamo qui a parlare con te, per noi è anche ad avere certe interlocuzioni e occuparci di musica, per noi è più che un piacere. E Anche per me. non potevo neanche immaginarmelo un anno fa, francamente, una situazione del genere. Non so, Marco, come la vedi anche Esatto, tu? sì, Cosa ne assolutamente pensi? sì. Quindi le potenzialità che tu dici, Cippo, ci sono, certo, vanno strutturate con un percorso binario che non è solo live, è anche questo, quello che stiamo facendo proprio ora, quello che fate voi su Twitch. Tra l'altro, mi hanno detto che Twitch è anche una piattaforma in espansione per questo. Tipo di dirette, non so cosa ne pensi tu, Sì, sicuramente Cippo. è una piattaforma molto interessante. Noi ci siamo arrivati in ritardo, come facciamo sempre su tutto, perché devo essere sincero, fino a poi, proprio sinceramente, sia io che Cecco, fino a pochi mesi fa non conoscevamo quella piattaforma, cioè lo conoscevamo di nome, ma non ero nemmeno, non ci stavo, non la conoscevo, ecco, non sapevo nemmeno le dinamiche. Poi, insieme al nostro piccolo e dolce team, abbiamo deciso di provare a fare questa cosa qui, che in realtà era nell'aria da un po' di anni, già la stavamo provando da un po', l'abbiamo provato a fare anche in radio, l'abbiamo provato a fare solo per YouTube, poi c'è stato il Covid, quindi bla bla bla. E poi alla fine ci siamo detti, ma perché non proviamo a fare questa cosa qua? Abbiamo trovato uno spazio molto carino a Firenze, ma in realtà non facciamo niente di che, intervistiamo gli artisti, musicali e non, e proprio siamo veramente all'inizio, quindi anche la qualità tecnica è abbastanza scarsa. E Però guarda noi come siamo messi, quindi cioè, non è non ti che secondo preoccuparti. me voi siete già avanti rispetto a noi. No, ma cosa qui funziona su Instagram? Cioè va bene così. Su Twitch ti vai a confrontare con gente veramente che ha delle super videocamere, cioè le camere, proprio la stanza tutta Sì, no, vabbè. luci, super luci, super microfoni. La nostra è una cosa molto più easy. Si tratta di un'intervista che facciamo 2 volte a settimana agli artisti. Ed è un format in realtà che su Twitch non se ne vede tanti. E forse c'è un motivo. Però ecco, per adesso ci diverte, ci Ma occupa. Bisogno. secondo me Cibo è perché allora l'idea è geniale, nel senso che comunque è un salottino, come poi vuole essere questo, nel senso, e avete come posso dire, la bellezza di ospitare fisicamente delle persone. Noi che siamo, guarda, in questo momento sono io, sono d'Empoli, Luca è di Milano, Marco è di Trapani. Che parte Di ora che a Milano, Milano, ma però nel senso ma Brescia, che sto a Brescia, quindi ricordiamoci. Brescia, beh, non è che per noi cambia molto, specialmente per Marco di Trapani, che ora è a Milano, però insomma, vabbè. Quindi, cioè, nel senso, noi abbiamo un po', però è molto carino, nel senso, l'ambiente che ha creato, no? Lì nella diretta, perché è veramente. Veramente molto carino. E poi ti permette anche di creare un punto, no? Come posso dire, non è che è un piccolo studio televisivo, però di fatto è così, nel senso, quando chiami qualcuno, vieni,
già sei in contatto diretto con la persona e con l'ospite, poi nel senso, poi voi siete fantastici, quindi nel senso, Sì, vabbè. non, di sicuro non, cioè, non mettete in soggezione chi viene, cioè, questo è, quindi quello sì. Io mi ricordo, tipo, di quando facevi l'inviato, Ho ricordi, fatto. facevi l'inviato per l'Empoli Sì, allo a stadio, quelli del calcio, sì. Sì. a quelli che il calcio. Sì, Dopo X Factor. era molto più difficile la situazione in realtà, perché ci è capitata questa cosa, l'abbiamo portata avanti anche per un pezzetto, ma era veramente assurdo perché Nicola Savino ovviamente ci metteva lì tra il pubblico e ci interpellava solamente quando gli pareva a lui, chiedendoci di improvvisare sul momento dei pezzi sull'argomento che stavano trattando in quel momento. Facile. Era una cosa impossibile, Insomma. infatti poi già eravamo in televisione, quindi in diretta, lì già impacciati perché siamo due coglioni, ci si guardava, non si sapeva nemmeno che cavolo fare, non è stata, diciamo, un'esperienza molto divertente, ma anche molto 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 difficile e patiosa. Però È faticoso, cazzo, non direi improvvisare sul tema. no, il nostro obiettivo era quello lì, poi di riuscire a fare, di presentare magari un nostro singolo in diretta. Certo. Comunque no, le band andavano lì anche della scena indipendente a presentare i propri pezzi. In realtà non c'è mai stato verso di fare sta cosa, però vabbè, è stato Io comunque voglio bello. fare invece una domanda un po' più specifica, da cantautore a cantautore. Allora, intanto partiamo dal presupposto che vi ammiro molto perché avete iniziato un modo e siete rimasti nello stesso modo. Cioè, non siete stati appunto a volte, come dire, a volte la Non siete musica. scesi a compromessi, no? Esatto, a volte stavo dicendo proprio questo. Non siete scesi a compromessi, siete rimasti gli stessi che eravate un tempo, con più esperienza, sicuramente con più mezzi, però sempre gli stessi, e si vede. Ringrazio. Ora io non so bene cosa rispondere perché in realtà lo facciamo con, non so, con naturalezza. Cioè, cerchiamo di essere noi stessi perché effettivamente siamo noi stessi e bisogna essere noi stessi. Dal punto di vista, diciamo, non lo so, forse perché si pensa che, cioè, effettivamente è vero che chi magari ha un minimo di notorietà, a parte il fatto che noi l'abbiamo avuta, boh, 8 anni fa, abbiamo avuto il nostro momento, diciamo, ora mi dispiace, è uscito, stavo parlando, No, è infatti. saltata la linea Niente, come a me prima. Sì, no, comunque niente. voleva finire, immagino, anche una domanda adesso, poi sicuramente. No, dice 8 anni fa avete. Sì, no, certo, è chiaro che Non poi lì però. l'abbiamo mai fatto in realtà il salto, diciamo, che dire, radiofonico, discografico. Non siamo scesi a compromessi perché in realtà non abbiamo nemmeno mai avuto le proposte o l'occasione. Non saremmo scesi, che c'entra, però non, siamo sempre stati nel piccolo, lavorando con piccole etichette più indipendenti perché da una parte ci siamo sempre trovati bene così, dall'altra non siamo mai stati così interessanti a livello radiofonico per fare roba più mainstream o più pop, ecco, diciamo, ma non ci riesce nemmeno farla queste cose. Non siamo in grado di fare una canzone super pop radiofonica. Facciamo i pezzi proprio, non so, così. Sento che il vostro sound è tendenzialmente classico, ma questo è un pregio, non è mica detto. Cioè, anche c'era cioè, un'eccezione, adesso io non puoi giudicare, non, per quanto mi riguarda, io, ma siete piaciuti assolutamente. Mi Fare sentite? paragoni, secondo me, è inutile, anche perché se dovessimo Scusate, la ascoltare solita dei cagata di pezzi Mike, che farà durante un mainstream quarto, messi così apposta, se ne va francamente, cioè, fuori. Stavo tutti dicendo, noi, secondo me, potremmo superarli. aspetta, Luca, è successo un casino. Che è successo? Successo lo stesso problema. Marco, chi senti? Mi senti a me? Luca, no. Prova a parlare, Luca. Ah, perché io sto parlando tranquillamente. Lei non ti senti. Prova a uscire ed Va entrare. bene. Prova a uscire, Marco, e rientra, dai. Sì, vado, vado. Vai, finisci, Luca, vai.
Quindi, secondo me, anche canzoni indipendenti possono essere anche più di valore o anche più musicali, orecchiabili, se vogliamo. Però c'è un'eccezione che ho notato in un brano vostro sempre, che è Decidi tu. Lì sentivate per caso di un flusso indie che montava con qualche sonorità elettronica sotto in aggiunta? Domanda. Ma in realtà quello infatti è il brano più, come dire, tra virgolette più commerciale di Cecco e Cibo, perché lo era di per sé. Allora, noi quando scriviamo non pensiamo molto in realtà, cioè scriviamo di getto, quindi siamo, sia io che Cecco siamo due cantautori che quando scriviamo, se il pezzo viene sul momento in 5 minuti, bene, se in 10 minuti il pezzo non è pronto, vuol dire che non è il momento. E non è che siamo molto attenti, diciamo, non abbiamo il nostro, diciamo, abbiamo sì forse un nostro stile che abbiamo coltivato col tempo, soprattutto poi per gli arrangiamenti, studio, per le nostre voci, però a livello di scrittura in realtà siamo sempre stati molto liberi, cioè spaziavamo da brani reggae, da brani pop, da brani anche un po' più rock, da brani mega acustici, da cantautori, proprio chitarra e voce, non, abbiamo sempre spaziato un po'. Quel brano lì era nato in quel modo e in studio ha preso una forma ancora più pop. E infatti, poi anche il video che siamo andati a fare è veramente una poppettata allucinante. Cioè, abbiamo messo proprio due attori, che è una storia Ho da. visto, ho visto. Volevamo provare a fare questa cosa qua. E in realtà, il pubblico ci ha messo un po', si sono un po' spiazzati, però. Poi piano piano in realtà è una delle canzoni, diciamo, anche più apprezzate. Però sì, quella, diciamo, è la nostra. Ma ci sta che ci siano vari generi e varie sperimentazioni. Notavo qualche commento sotto dicendo: cavolo, mi eravate così tanto piaciuti, così naturali, così improvvisati, cioè nell'improvvisazione, nella capacità quasi teatrale. Io immagino che tu avrai ascoltato qualche cosa anche del buon Iannacci. Beh, certo, sì, noi veniamo da quella scuola, È Cannacci, teatro Fabri, canzone, Teatro esatto. Canzone, poi sì, poi diciamo il teatro ci ha aiutato tantissimo perché comunque abbiamo studiato teatro per diverso tempo e ci ha aiutato molto, ma più che altro sul come stare sul palco, ecco, non studiavamo teatro, non facevamo, diciamo, Vabbè, conta anche quello, infatti. Sì, ecco, ma dico, non facevamo spettacoli, studiavamo. Su di noi, ecco proprio. No, infatti, si vede, ma si vedeva poi anche la presenza. E quindi, vabbè, poi anche se uno fa un brano in un altro modo, vabbè, non è che già. Però, infatti, alla fine ci sta che ci sia una sperimentazione in più, Ma ecco. sì, alla fine. Poi ti dico, l'ultimo disco, per esempio, che è uscito, che a parer mio è, diciamo, il disco meglio riuscito. In realtà è quello che sta durando più fatica ad arrivare alle persone, molto probabilmente perché abbiamo, per me, abbiamo lavorato tantissimo sul suono, sugli arrangiamenti, anche perché poi c'è stato il Covid nel mezzo, quindi in realtà abbiamo avuto modo di perderci anche più tempo con tutte le pre-produzioni, con il nostro chitarrista, insomma, abbiamo scritto tutti gli archi, i fiati, abbiamo lavorato tantissimo, però effettivamente forse per Cecco e Cibo, forse è un po' troppo complesso, forse dobbiamo tornare alla semplicità e alla freschezza che avevamo, diciamo, prima. Prima davamo non molto ascolto ai nostri arrangiamenti, ma più alla melodia e ai testi. Ora invece siamo andati a lavorare tantissimo sul suono e sugli arrangiamenti, anche forse un po' troppo articolati, che l'abbiamo voluto noi e siamo contentissimi. Però effettivamente forse rappresenta un pochino meno l'identità, l'anima dice che cibo, non lo so, questa è una domanda che mi pongo perché è arrivata anche un po' meno alle persone. Forse vi fa Sì, un po' no. meno live quest'album, può darsi. Esatto, forse è così. Il disco precedente invece era un disco molto più da live, sì. Può darsi. Beh, comunque si può fare anche un passaggio anche di quel tipo, poi ripeto, non è mica vietato, poi uno può tornare, sperimentare e vedere, insomma. Ma sì, anche perché comunque abbiamo già fatto un po' di dischi, avevamo bisogno di cambiare, poi ci piace comunque spesso cambiare studio, produttore, quindi insomma
è ovvio che le cose non vengono sempre uguali. Si cerca di mantenere il nostro stile, ma ci piace anche sperimentare, ecco. Certo, intanto, bisogna provare, anche perché Marco, poi si cresce anche artisticamente, no? Marco, quindi si cambiano anche un po' il modo di vedere le cose. Marco, ci sente? Sì, io sì. Cipo, te lo senti, Marco? Lo sento. Allora, Marco, se vuoi domandare qualcosa a Cipo... Allora, io non lo sento, sto zitto. La domanda specifica, da cantatore a cantatore, c'è una delle vostre canzoni che vi sta più a cuore? C'è quella che vi rappresenta di più? Qual è? Beh, allora, i brani li scriviamo... Io scrivo i miei, cerco di scrivere i suoi. Cerco potrebbe avere una visione diversa dalla mia. Sicuramente uno dei due brani che io mi sento, diciamo, più legato, me li sento molto mia e che mi piace proprio fare anche dal vivo, Tutto il bello che c'è, che fa parte del penultimo album, che in realtà poi è anche la canzone forse più ascoltata, e poi Ancora un'altra volta, che è un brano proprio del disco nuovo, all'interno di Con permesso, una canzone d'amore che mi piace, mi rappresenta molto e mi piace particolarmente. E poi vabbè, in realtà sono tante, perché i dischi sono un po' ci sono pezzi vecchissimi come Rosa, per esempio, che è un pezzo che ci rappresenta tantissimo, rappresenta Cecchi e Cipo quanto Rino Gaetano, perché sembra Gian, però sì. Grandi. Sì, che poi sono tutte, cioè appunto da cantautore sono tutte esperienze, no? Sono tutte esperienze vissute, parte della propria vita, comunque ti rimangono in qualche modo sempre. È anche, cioè, difficile poi scegliere. Anche perché puoi vedere quelle che sono un po' più ascoltate, quelle più, cioè che sono più piaciute, più seguite, però insomma alla fine... Però a volte... Certo. No, niente, volevo dire che poi, essendo cantautore, come diceva lui, che scriviamo sempre di vita vissuta, di cose reali, di emozioni, di momenti che viviamo, soprattutto quando usciamo, viviamo la città, di giorno viviamo la campagna. Sono tutte canzoni biografiche, quindi da un certo punto di vista le amiamo tutte, però ovviamente poi ci sono i pezzi che funzionano di più e i pezzi che funzionano meno. Quello sì, normale. Sì, ma a volte quelle che poi sentiamo più addosso sono magari le meno... Stai parlando, Marco? Da chi ci ascolta. Quindi sono sovrapposto. Era questa la domanda. Ok, no, perché avete parlato insieme, perché mi sa che ci sono i problemi. Sì, no, non sento Luca. Loro okay. Due non si sentono. Ah, ok. Devo fare dal tramite. Ok. Luca, hai una domanda? Vuoi toglierti... Avevo curiosità. Domandato se mi sovrapponevo, ma mi stavo sovrapponendo a Marco. mi devo dare il via io. Dai, che ci stiamo imparando l'arte dell'improvvisazione. Come devi imparare a leggere il labiale ormai. ok, ma di Monosa, cioè, sinceramente, ma poi l'esperienza di X Factor, no? Poi ritorniamo lì, perché comunque chi la vive da fuori, no? Dice, cavolo, vorrei anch'io, ma tornassi indietro. Ora, indipendentemente da come è andata, perché poi alla fine, insomma, è andata bene, nel senso, quindi avete avuto un grande ritorno, ma come esperienza in sé, cioè come l'hai vissuta, nel senso... Cioè, com'è stato salire su quel palco? C'è stato qualcuno comunque che ti ha seguito, ti ha spiegato un po' quello che dovevi fare, quello che non dovevi fare? Ma no, in realtà... Sei andato proprio... A differenza di tutti gli altri concorrenti, che comunque erano tutti accompagnati da qualcuno, ma no, non dello staff, ma accompagnati proprio o da un amico, o da un genitore, o dalla sorella, dalla fratella, dalla fidanzata. Io e Cecco non guardavamo mai X Factor, non sapevamo nemmeno come funzionava. Anche lì siamo andati lì, ma che ci sei andato a fare? Come mai? Allora, la ve la faccio molto breve. In realtà non volevamo nemmeno andare, anzi mi ricordo che ai tempi io stavo guardando
Anzi, no, era quell'anno lì, mi stavo creando un tour tutto da soli, senza booking, quindi tutto molto faticoso. E erano uscite diverse datine da fare. Poi ci arrivava questa chiamata da X Factor, perché siamo stati, diciamo, chiamati da loro. E diciamo che ci hanno tartassato per un bel po'. E ci chiamavano tutti i giorni. E all'inizio pensavo fosse uno scherzo, perché non mi tornava nemmeno. Come fa a conoscere? Uno, come fa a sapere chi siamo? Due, che ci vogliono a che fare? Perché poi i canoni li conosciamo tutti di questi programmi. Non si vedono le cose come le nostre, soprattutto ai tempi. Adesso sì, ma prima no. Era più una gara canora, no? E noi con la voce. E niente, hanno insistito molto e ci hanno proposto di andare a fare questi provini. L'esperienza è stata una vera merda, in realtà, tutta. Si salva il momento in cui siamo stati sul palco a fare il provino di Vacca Boia, che quello è stato, diciamo, il vero provino, e lì ci siamo divertiti molto, con i giudici, con il pubblico, con la risposta. Lì ci siamo proprio divertiti sul palco, è stata una bella esperienza. Però tutto quello c'è intorno, in realtà, per noi l'abbiamo vissuta un po'... con un po' di disagio, anche perché c'erano un sacco di cose che non stavano andando bene. Insomma, mi ricordo, partimmo con il pandino a Metano la notte alle 3 per essere lì alle 7 di mattina a Roma per fare il primo provino, e ci dissero tipo chiamateci, appena arrivate chiamateci, così sappiamo che ci siete, vi diciamo l'orario di quando dovete fare il provino. Arriviamo tipo per primi. E quel giorno eravamo tipo, non so, in 5.000 in una piazza, e ci hanno fatto la sera alle 10 come ultimi, proprio come ultimi, senza mangiare, senza nulla, un disagio. La sera alle 10 fino a porte chiuse con degli autori che sinceramente non sapevo chi fossero, dove eravamo stremati, cioè dilaniati. Chiaro. Questo provino che viene veramente male, ma veramente male, c'è cioè, anche un pezzo in inglese, è un disagio, un disastro. E infatti storgevano un po' la bocca, infatti dal momento che siamo usciti da lì, cioè, ho detto guarda, andiamo a casa, voglio andare a letto, fanculo loro, non ci torniamo più, è andata così, vabbè lo stesso. Arriviamo alla macchina e ci avevano sfondato anche la macchina, ci avevano rubato tutti gli strumenti, tutto eravamo dentro. Esperienza traumatica. Poi in realtà hanno chiamato, non si sa perché, loro evidentemente avevano già studiato delle cose per conto loro, che hanno fatto la chiamata, che siamo passati, e poi semplicemente siamo andati a fare il primo di Vacca Boia, ma anche lì ci sono tanti retroscena, ecco, ora non mi voglio annoiare, ma anche lì è stato un percorso, un momento molto particolare, perché, vabbè, non so, li racconto? Ormai tu ci sei. Dove non c'è ambito di diffamazione, racconta pure. No. Vabbè, ma guarda, in realtà raccontando quello che è successo e come è andata a noi, ovviamente noi dobbiamo tutto a X Factor, perché in realtà ci ha trattato bene, di più, e ci ha dato la possibilità di far diventare questa nostra passione un lavoro, almeno per un lungo periodo. Adesso è un disagio, però l'abbiamo fatto per tanti anni come primo lavoro, ed è sicuramente grazie a loro, perché è stata per noi è stata una vetrina importante. E il provino di Vacca Boia, anche lì non dovevamo fare Vacca Boia, ma dovevamo fare un pezzo dato da loro, diciamo dagli autori di X Factor, che era Sunday Morning, The Velvet Underground, che ci veniva non male, di più peggio ci veniva, ma poi io sinceramente non parlo molto bene l'inglese e non l'ho mai cantato, ecco, quindi diciamo che non fa parte delle mie corde. E poi i secondi prima di salire sul palco, eravamo lì accanto a Cattelan, già microfonati e tutto, arriva l'autrice e ci dice guardate ragazzi, come va? E va, guarda, male, perché va male. E lei ci dice tranquilli, qui tutti sanno chi siete, tutti vi conoscono. Ma tutti chi? Diciamo che c'è un pezzo che va forte che si chiama Vacca Boia. Vacca Boia. Io nemmeno mi ricordo Vacca Boia. E poi siamo andati sul palco
e abbiamo fatto questo provino dove ci siamo presi del tempo prima di cantare per capire che cazzo dovevamo fare, perché potevamo davvero fare un pezzo nostro che ai tempi non era consentito in realtà, perché doveva fare solo cover, oppure essere costretto a fare quest'altra cavolo di cover. E parlando con i giudici, poi alla fine è venuta, appena dico vacca boia ci bloccano e ci dicono vacca boia, detto ecco bravo, fai vacca boia, e abbiamo fatto vacca boia e lì dentro ha funzionato. E poi da lì insomma si sono smosse un sacco di cose, per fortuna, per lavorare. Ma quindi i giudici, cioè, li conoscevano, nel senso, lo sapevano? Sanno che hanno davanti, poi ovviamente non è che ci conoscevano da prima, sanno che hanno davanti perché insomma arrivano preparati, ecco, sanno già anche, chiaro, certe cose sanno già anche come giudicarle, ecco, non è che improvvisano, dietro c'è un team d'autori, insomma, è comunque televisione, quindi sicuramente il nostro percorso era già stato studiato a tavolino per loro, non per noi, perché noi l'abbiamo vissuto senza sapere mai niente, però ecco, loro avevano già capito come portare avanti, come strutturare il nostro percorso lì. Anche perché Vacca Boia era di qualche anno prima, no? Sì, ma Vacca Boia del 2011, siamo da X Factor nel 2014, c'è un brano che che era nel che era nel con Ninna. Era nel primo album, Roba da Maiale. Ninna nel secondo. Roba Maiale. Nel secondo, giusto. Sì. Pardon. No, sono ravvicinati, quindi si fa confusione. Va bene, dai, senti Cipo, in conclusione, se te dovessi parlare a tanti artisti emergenti che vengono fuori ora, che comunque sono venuti da poco e volessero suonare, volessero fare, secondo te, ora, vabbè, conoscendosi ovviamente, forse sei primo a dire di non scendere a compromessi e di fare quello che uno riesce a fare, insomma, nel migliore dei modi, in quello in cui si vede di più, no? Ma dovessi dare qualche consiglio, che ne so, anche a livello discografico, ora te hai fatto bene o male con tutte piccole etichette, no? Che comunque ti hanno dato la libertà poi di poterti esprimere, no? Quindi probabilmente questo discorso di X-Factor, se ti avessero proposto un contratto, una Sony, piuttosto che... Molte volte, perché poi comunque abbiamo continuato a lavorare in televisione, quindi ce lo proponevano, ma noi abbiamo sempre rifiutato perché non erano contratti discografici fatti, studiati per un piano di lavoro discografico. Erano contratti discografici di due righe dove ti rubavano l'anima. Quindi se te firmi quelle cose lì, in realtà poi è un casino uscirne. Quindi abbiamo sempre rifiutato. Se devo dare un consiglio... Avreste dovuto anche magari, cioè, proporre dei brani che non erano scritti da voi, giustamente. Può darsi, ma abbiamo fatto tantissime cose che forse anche un po' sbagliando, non lo so, ma noi, uscendo da là, la nostra priorità era suonare. Erano anni che cercavo di sistemarmi all'interno di un'agenzia per... non mi interessava nemmeno dell'etichetta, volevo andare a suonare, volevo farmi un tour. Chiaro. E, però ecco, abbiamo rifiutato anche delle cose anche abbastanza grandi da parte di Mediaset, da parte di... Mi ricordo, poi noi usciti da lì eravamo considerati più comici che cantautori, quindi ci chiamava Colorado, ci chiamava Zelig, però tutte cose che abbiamo sempre rifiutato perché, non so, forse sbagliando, non lo so, però ecco, non ce le sentivamo nostre a quel tempo, non ci interessava nemmeno, avevamo la testa sui palchi, quindi certo, volevamo suonare. Poi sai, se cominci ad andare in televisione con un copione a raccontare le barzellette, non sei più un cantante. Io non volevo fare quella fine lì, volevo semplicemente suonare in giro. Ma secondo te, Cipo, ma proprio per questo, tu hai proprio spiegato una dinamica, no? La modernità di oggi, cioè modernità nel senso, parlo dal dopo gli anni 2000, cambiando la cultura del nostro paese, secondo te un Iannacci, ma anche Dario Fo ha cantato, vorrei ricordare, oppure che ne so, altri che hanno fatto delle canzoni, sono anche attori di teatro, Paolo Rossi, per dire, ma un Iannacci, se avesse fatto un provino, e poi avrebbe fatto un provino,
oggi l'avrebbero preso? Secondo me non credo, non credo. Gli avrebbe, oppure se l'avessero preso come magari, non lo so, li avrebbero chiamati quelli di Colorado per fare una cosa, oppure Mediaset per fare un'altra. Sai, è cambiato molto il linguaggio, cioè della musica, delle canzoni in generale. Se un Iannacci o un Gaber, Gaber oggi venisse, mi trovasse davanti un uomo a X Factor a cantare un pezzo di Gaber, non esistendo Gaber, cioè, molti forse apprezzerebbero, ma forse il talent, forse il ma non lo so, magari sì, perché sono cambiati i tempi, però ecco, è comunque cambiato anche il linguaggio della musica, quindi ci sono canzoni, no, con se adesso uno si presenta a X Factor e canta un pezzo molto cantautorale, profondo, ma che somiglia molto a un brano di André, gli dicono: guarda, il tuo brano sa di vecchio, anche se è una bella canzone, ma sa di vecchio perché riprende troppo di André. Quindi è vero. Quindi che ne so, non lo so, poi dipende anche uno da come si pone, perché non basta più, no. Basta più ma perché voi avete colpito un sentimento umano, ecco questo voglio arrivare alla fine. Voi avete colpito un sentimento, i sentimenti umani, scusatemi se ve lo dico, visto che Marco, il buon Marco non lo vedo più, non so dove sia, se... però ma adesso ti sento, adesso ti sento e ti vedo. E ti sento pure io, fantastico. Alleluia. Però non ti vedo, vabbè. Poi Marco ogni tanto dice: io faccio il Piero Angela della trasmissione, adesso l'Alberto, perché il Piero poverino, faccio l'anima sua. Su 2000, da quando esiste l'uomo che c'è il sentimento umano? Quindi se voi avete colpito un sentimento umano, il sentimento umano non è una questione di industria, non è una questione di marketing, è una questione più profonda. Iannacci, Gaber, adesso vorrei dire, cioè, chi altro colpivano, ma anche Vasco Rossi i primi tempi, se uno si ascolta Asilo Republic, ok? Che non è il canone del rock classico, né tantomeno l'intonazione, avevano e colpivano nel segno delle persone su alcuni temi, su alcune questioni. Voi avete colpito nel segno, in quel periodo era anche l'amore di un certo tipo, libero, no? Io scelgo una vacca, perché poi ci siano state anche le polemiche magari in quel tempo sui patti delle unioni civili, non lo so, ipotizzo. E avete colpito nel segno un sentimento delle persone. Il problema è come ha recepito l'industria musicale quella roba lì, o l'industria dello spettacolo. E lì non, è come se si fossero trovati senza più gli attrezzi di prima, perché esatto, li avevano dismessi. Secondo me, io ho questa sensazione, non so cosa ne pensi. Ma io penso... Per prendere un fenomeno come il vostro, in questo senso intendo dire. Ma io penso che sicuramente il momento in cui noi siamo andati a X Factor era un momento anche molto particolare, e forse è un momento giusto per presentare un certo tipo di canzone e di immagine anche lì dentro, perché adesso poi è televisione, quindi l'immagine conta molto, e nella musica oggi in realtà purtroppo conta molto forse più l'immagine che la musica. E noi a quei tempi, essendo un prodotto nuovo per una trasmissione del genere, abbiamo semplicemente, come dire, è come se non devo dirlo io, però diciamo dai messaggi poi sono arrivati, è come se fosse arrivata questa ventata di freschezza e di una cosa genuina, più fresca, più forse più vera, ecco, di quello che solitamente veniva proposto là dentro. Ma oggi in realtà capitano queste cose qua. Prima, quando X Factor lavorava su dei canoni completamente diversi, poi c'era di moda, c'era intorno a noi, funzionava molto, c'era l'indie, no? Questa cosa dell'indie che poi è diventato super pop, nelle radio e tutto, però c'era un indie molto, molto depresso, molto triste, molto serio. Quindi secondo me la gente a vedere un progetto come noi lì dentro, l'abbiamo poi visto dai messaggi, da tutte le cose che ci hanno sempre detto, è come se avessero avuto bisogno di una ventata di freschezza, ecco. Ma io credo che in realtà questa cosa qui, poi alla fine è il segreto per crearsi, per dimostrare la vera identità.
senza troppi problemi o arrivare a compromessi anche discografici. Cioè, se te ti presenti semplicemente come sei, fai quello che sei, alla fine devi funzionare per quello che sei, non solo per quello che fai. Sì, e poi conta comunque suonare tanto, ragazzi. Io, cioè, ora ci sono comunque tutta questa nuova generazione. Ora, non è che faccio di tutta l'erba un fascio, perché ci sono anche quelli che sono organizzati, vanno a suonare, ci cercano gli spazi, anche se è sempre più difficile, però ci sono tanti che comunque pensano prima all'etichetta che gli faccia fare il salto, ma l'etichetta in realtà cerca numeri, cerca situazioni, cerca comunque già... La verità è che bisogna sbattersi tanto per crearsi un percorso, cosa che lo stiamo facendo anche noi ancora oggi, anzi oggi più che mai, perché siamo in un periodo veramente drastico in questo momento, lavorativamente parlando. Quindi in realtà ci sbattiamo molto e siamo tornati un po' alle origini, perché ci vuole un po', anche un po', come dire, la faccia un po' come il culo, ma no, nel senso buono, però. Io l'ho detto piano, però bisogna inventarsi un po' di cose. Noi, cioè, avevamo inventato un po' di cose, un'agenzia finta, che ne so, trovavamo il modo di aprire concerti nel modo più losco possibile, ingannando i locali e i promoter, però ecco, un modo va trovato, se uno vuole un modo lo trova, ecco, ovviamente se ma guarda che propone cose questa e fanno una ehi, ci sto propria... dicendo ah, vai no, finisci no, scusa, perché a volte ti arrivi dopo, dimmi. No, no, ma è proprio questo, cioè, che fa la differenza. Ragazzi, cioè, io è quello che a volte dico anche a questi ragazzi, lo ho detto nei diretti, bisogna sbattersi, perché se voi pensate di fare il pezzetto... Pana dopo cena, quello no. Quindi, voglio dire, cioè, fare, mandano le etichette, no, ragazzi, cioè, vi dovete cercare un movimento, cioè... Poi anche farsi conoscere, io capisco che anche oggi è più difficile farsi conoscere perché con tutti questi Spotify, piattaforme, eccetera. Ma poi c'è anche una cosa, ci pensavo io l'altro giorno. 20 anni fa, perlomeno io, la cosa che facevo, io compravo, proprio fisicamente, andavo nei negozi di dischi e compravo 5, 6, 7, 8 dischi al mese perché volevo ascoltare la musica che piaceva a me. Ora te devi andare ad ascoltare la musica su Spotify, su Amazon, su Apple. Quanti ragazzi o persone si fanno l'abbonamento per ascoltare quello che vogliono? Quello io voglio capire, quanti hanno l'abbonamento da dire voglio andare a sentire Check e Cipo. Sono 99 su 100, sono fritte per ascoltare Check e Cipo, devi ascoltare prima altri 10 canzoni di altri artisti più famosi e di tendenza che hanno contratti con le major che monopolizzano il mercato, le televisioni, prima di ascoltarti C. È anche questo che poi rende difficile tutto il resto, no? Quindi pensiamoci perché. Purtroppo è cambiato proprio il meccanismo. Quindi noi abbiamo fatto un disco che facciamo i dischi tanto per fare i dischi, ma non vendiamo assolutamente i dischi, vendiamo concerti. Il fan viene e compra il CD, o conosce, prende il disco. Però ecco, le piattaforme oggi sono belle, tra l'altro sono veramente strane perché non si capisce veramente niente. Perché, per esempio, noi abbiamo sempre avuto degli ascolti veramente bassi su Spotify, sempre molto bassi, però poi facevamo concerti e la gente veniva al concerto. Adesso che meglio sono... così, Ma che... Bene, infatti, sì. Nel frattempo però un sacco di gente cominciava a fare numeri grossi, però portava poca gente a concerti, infatti non mi tornavo a queste cose. Adesso che siamo fermi da un po', inspiegabilmente Spotify, non so, dalla nostra parte, e quindi siamo entrati in un algoritmo che ci sta proponendo a dritta, e quindi i nostri ascolti sono saliti di gran lunga, ma proprio di tantissimo rispetto a come erano prima, di tanto, e questa cosa un po' mi rende felice, ma un po' mi spaventa. Perché non vorrei entrare in quella cerchia che fanno un sacco di cose, la gente non va a concerti. Speriamo di no. No, vabbè.
Io penso che comunque, cioè, siete bravi perché siete bravi e soprattutto perché tenete la gente incollata al palco. Perché si torna lì, quando sei a suonare e comunque hai davanti a te, che siano 30 o che siano 100 persone, però che continuano e finiscono i tuoi brani e cantano con te, penso sia la cosa più bella. È vero, se sono 100 magari non ci campi, se sono 3 o 4 mila puoi farci un pensierino, però l'importante secondo me è sempre quello, essere presenti sulla scena sempre, perché comunque fate interviste, fate tante cose, continuate a scrivere, fate uscire sempre musica nuova, quindi l'importante è restare sul pezzo sempre. Questo penso sia, e penso sia il messaggio più giusto da fare e da mandare ai ragazzi che comunque pensano che facendo un brano autoprodotto nella propria stanzetta possono suscitare interessi di major come punto d'arrivo, quando io penso che una major non sia mai un punto d'arrivo, ma un compromesso grosso che spesso non ti porta da nessuna parte. Penso, i tempi, dico l'ultima cosa e poi vi lascio. I tempi sono anche cambiati, quindi non lo so, forse adesso c'è anche la possibilità di lavorare tramite una major in maniera più a lungo termine, non lo so. Adesso io non lo so Lo perché spero. non sono fuori, quindi non lo so. Però volevo dire un'altra cosa, che volevo dire, che il problema è che secondo me un sacco di ragazzi, soprattutto i più giovani, tendono a fare musica e a proporre musica perché è diventato molto più facile rispetto a prima, grazie alla tecnologia, ai mezzi, ai computer, a caricare i brani su social, arrivare subito. Però ecco, mi sembra che sia tipo una corsa a chi arriva primo nel minor tempo possibile e nell'avere successo. La musica, cioè chi la vive in questo modo va e va bene, vabbè. Sono felice per lui se gli fa stare bene così. Noi la viviamo, ovviamente ci fa piacere se le cose vanno bene, ovviamente, perché c'è più pane Chiaro. per tutti. Però ecco, diciamo, la viviamo in maniera un po' diversa. Io ho proprio un'esigenza, l'esigenza del, te prima dicevi, di saper stare sul palco, del suonare. Non è tanto il saperlo fare, ma è che lo devo fare, cioè lo devo fare perché è proprio io sto bene solamente facendo questo lavoro qua e quando vado a suonare. Dopo il concerto per me veramente può anche esplodere la galassia. Come ti capisco? Quindi è il momento in cui io sto veramente bene. Io adesso sono mesi che sono fermo, essendo un tipo molto, diciamo, ansioso, non lo sto vivendo molto bene, sono sincero. Tralascio i dettagli, ma non lo sto vivendo molto bene. Quindi ho bisogno proprio di ripartire perché ho proprio bisogno, non tanto, guarda, preferisco anche farmi un tour adesso e guadagnare 100 euro a fine mese, ma andarmi a fare un tour perché ho proprio bisogno di vita, di arricchirmi dentro, perché se mi fermo, gente come me, non so quanti saranno come me, non lo so, gente come me ne soffre molto e sta male, invece se suona sta bene. Però ecco, non so se per tutti è così. Ognuno avrà il suo. Io penso che chi ha fatto live, la bellezza è questo, nel senso, cioè la dipendenza da palco, comunque nel senso il fatto di stare lì a contatto con la gente a cantare, no? E a farsi ascoltare quello che è tuo, quello che è dentro, è l'esperienza più bella che c'è. Io l'ho fatto per tanti anni e spero che tu riesca a farlo per altri 150 anni, tipo, perché comunque secondo me è la cosa più bella che c'è. E lo Speriamo. so perché ci sono stato. Quindi Ve lo io, auguriamo. ragazzi, con questo grandissimo in bocca al lupo per tutto il resto, per tutto il tuo percorso, per il tuo futuro, per altri 30 o 40 album, non so quante ore devono uscire ancora di Cicca e Cipo. Io vi lascio qui. Io chiuderei qui. Volete dire qualcosa, ragazzi? Volete salutare? Grazie Altrimenti. della partecipazione, siamo contenti, onorati, felici e speriamo di proseguire, che il tuo messaggio sia d'aiuto a tanti artisti indipendenti che stiamo seguendo e anche a noi stessi, perché anche noi siamo artisti e cantautori Quindi, più di noi, sto. e che reciprocamente ci Ciao. possiamo dare una mano. Eh?
ne abbiamo bisogno anche noi. Quindi, insomma. Esatto. Tutti ne abbiamo bisogno, tutti ne abbiamo bisogno. Va bene, Cipo, grazie, grazie davvero per essere stato qui. Grazie mille. Al lupo. Se vuoi. È stato un piacere. Poi ci rivediamo. Grazie mille. Ciao, buonanotte. Ciao Cipo, grazie davvero. E buon Natale. Buon Natale, ciao. Ciao, ciao.